ognuno di noi ha avuto prima di sposarsi le Sempre. sue avventure, poi dopo cosa vuoi mai? Cosa vuoi Sono mai solo dopo? Cosa vuoi mai le dopo? nostre mogli possono testimoniare quello che abbiamo dato e potuto dare. Ah, ci siamo conosciuti nell'osteria? Sì, io lavoravo alla Motori Minarelli di Calderaro di Reno e lui abitava alla Birra Bologna, una frazione di Bologna, e c'era un nostro amico ex dipendente anche lui della Minarelli che aveva aperto insieme ad altri amici un'osteria proprio alla Birra Bologna che si chiamava l'Osteria del Buonumore ed effettivamente Era l'osteria del c'era un buonumore. gran Sì. buonumore dove Andrea, perché lui si chiama Andrea, sono una Sì. specie, già essendo del luogo Facevo il barista. andava a fare il barista, a dare una mano così, ma a Sì. tempo perso, ecco, non è che era dipendente del luogo. Io andavo lì perché ero amico del gestore la sera e sai com'è, nelle osterie si scambiano quattro chiacchiere, si dice quattro cazzate e capivo subito che avevamo in comune questa tendenza a fare i somari, ma non Sì. solo noi, perché c'era anche quello lì che guida, che adesso non abbiamo mai inquadrato, Esatto, Biccio. Biccio, detto che dopo nel costipanzo fece Schulz, il fonico, il tecnico, che anche pur essendo una persona di poche parole ha molte intuizioni comiche molto divertenti, e Giancarlo Bortolotti, che aveva l'osteria della trattoria da Bortolotti appunto a Lippo, con i quali si organizzavano delle cose buffe, tipo Bortolotti aveva un furgoncino sul quale si caricava un pentolone di pasta e fagioli, una damigiana di vino e si andava in piena Piazza Maggiore, che era Sì, 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 vietato, sì, sì. Ma no? A distribuire pasta e fagioli, così poi arrivava la polizia, ci chiaramente, conoscevano tutti ci ormai. conoscevano già, la polizia gli si dava un piatto di pasta e fagioli, Erano contentissimi anche loro e quindi ci eravamo a facevamo quattro posto. risate e via. Poi non so, andavamo alle grotte a carnevale, tutti vestiti da frate, da prete, con il borsino, con dentro tutti i giornalini porno, le ore, cose del genere. E un giorno proprio Bortolotti disse la famosa frase: "Siamo così cretini che prima o poi ci pagheranno". Ti ricordi? Sì. Infatti, dopo, a forza di dai e dai, venne fuori questa cosa del papagaio. Giacobazzi già faceva la radio a Lugo, No, alla Vezzola. Posto La Vezzola, posto sconosciuto, turistico. come si chiamava la radio? Radio Studio L. Facevo lo speaker notturno perché io e mio zio facevamo una trasmissione che andava di notte dal venerdì sera alle 9:30-10 fino al sabato mattina alle 7:30, sempre in diretta. E ci telefonava la gente, quindi avevamo fatto un sacco di compagnie tra fornai, forze Certo. dell'ordine, Casellati autostradali. casellante, gente che andava in giro, che lavorava di notte, ogni tanto veniva anche lui e quindi avevo già fatto questo personaggio, mi ero inventato un personaggio del signor Giuseppe che faceva il poeta, ma aveva una poesia sola, niente di che. Lui mi convince ad andare a partecipare a questo gruppo di dementi, Ma andiamo su un palco proprio era papagaio? la prima Sì, volta, sì. cioè quando mi venne in mente questa cosa, ne parlai prima col Mago Simon e con Gianfranco Kelly, con i quali già facevamo delle collaborazioni. Il Mago Simon, prestigiatore, mago, fantasista, eccetera, lo conoscevo da tanto tempo. Kelly non lo conoscevo ancora, ma era stato il pupillo di Marcello Marchesi, aveva lavorato in Rai, era un personaggio che sapeva tutte le tecniche dello spettacolo, della televisione, del cinema. E alla prima occasione in cui mi venne l'idea di dire ma perché non facciamo una parodia del Costanzo Show? Il mago disse a me mi pare una stronzata e Kelly disse si può fare ma ci vogliono almeno 3 mesi di prove. Io dissi cominciamo mercoledì prossimo perché io ero già stato da solo a questo locale al Papagaio dove bene o male 150 persone la portavi a venivano. casa. Sì. Fortunatamente, grazie a Dio, la prima serata andò bene, se no Sarebbe morto lì. sarebbe morto lì. Allora, Invece andò Giacobazzi benissimo. venne a fare il poveta con un attimo d'angoscia e poi gli disse: ascolta, stai a sedere, leggi una poesia, non Sì. ti ammazza nessuno. Gli altri personaggi avevano il loro carisma, i loro pezzi, i loro numeri, venne bene. Da lì in poi, il mercoledì dopo ci confermarono, il mercoledì dopo ancora, abbiamo fatto 15 anni a fila, Sì. tutte le settimane, tutti i mercoledì, a parte il periodo estivo, fino a diventare un'istituzione, ecco, un'icona. Te facevano i pullman da Forlì, ti ricordi? Sì, venne via la Facevano i gente pullman. da Parma, da tutte le parti. Poi C'era un passaparola mostruoso. Giacobazzi, man mano,
si è sciolto. Dotato di una maschera caratterizzata da un abbigliamento molto macchiettistico e una parlata assolutamente ancorata nella Romagna, quello era. Facciamo e ho fatto le prime poesie, dopodiché mi sono lanciato a scrivere poesie surreali e ne ho scritte una cinquantina. Poi le poesie avevano tutto il commento che ci andava dietro, perché la poesia in sé magari era una roba, sì, era roba da ridere, tre minuti in sé per sé, però poi c'erano tutte le precisazioni, che era quella la cosa che c'era più le note a margine. Esatto. Allora, questa è una storia bella, stavi per raccontare qua del Carosello. Lui fa una serata in un locale e io vado a trovarlo, no? A un certo punto dice: signore e signori, qui con noi anche Giuseppe Giacobazzi, applausi, eccetera, eccetera. Mi prende sul palco e dice: dai, ce l'hai una poesia? Dico: ma sì, dai, la più breve, quella me la ricordo, l'ha finita lui. No, io volevo riferirmi a un'altra cosa, che una sera andammo all'Arcano di Castelfranco Emilia e quasi arrivati sul luogo disse Giacobazzi: ho lasciato a casa la cartellina, sì, delle poesie. Dico: vabbè, due poesie a tua scelta, io le so a memoria, le trascriviamo. No, no, voglio le mie cartelline. Sai la coperta di Linus? Sì, sì. Siamo dovuti tornare a prenderla. Sì, ero... Io le sue poesie le sapevo a memoria. Cioè, dico, guarda, prendi un foglio, quale vuoi fare, te l'ha detto. No, ma ero anche lui sa i miei pezzi a memoria. Cioè, non è che voglio dire, sì, sì, sono un fenomeno io. È che proprio è un... Anche io, se per esempio non ho la parrucca di cactus, non lo posso fare senza parrucca, anche se... Potrebbe, però non è uguale. Potrebbe funzionare lo stesso, però sono quelle cose che abbiamo noi come... Ti ci affezioni. Quei pochi vizi che abbiamo, ecco. Mi ha mandato un video di un altro pazzo come me che faceva degli strumenti impossibili e mi è venuto quindi l'idea di fare... E viene questo effetto qui, l'effetto mandolino, questa è la mia invenzione. Che è fatto con un semplice mulinello. Vi spiego anche il materiale utilizzato. Questo è il tubo di scarico del mio lavello e delle fascette da elettricista. Ecco qui lo strumento. Questo invece colpisce tutte le corde, quindi posso fare anche gli accordi, vedi? Questa è molto più... Il Callaghan. Il Kinky. Io ho fatto tutti i locali da ballo dal 76. Ve lo ricordate che si andava di sotto a ballare? Lunedì Living. No, il Callaghan, scusa, il... Martedì Kiwi. Si chiamava Callaghan anche quello lì. Mercoledì Le Grotte. No. Quello lì in via Zamboni si andava di sotto a ballare. Ma no! Della allora. Giovedì Vallereno, metà di Via Zamboni sotto al porto. Venerdì al Contighi. Ma tu andavi sotto? No, dai. Sabato con la pseudo morosa. Fatto offendere, dai. Domenica Sporting Club. Non ha detto niente di che. Lunedì si ricominciava. Quattro bambini. Uccello, no, sta fermo. Dai. Non ho mai frequentato il Kinky. Andava di sotto a ballare, ma lo conoscono in pochi. Solo ricordo un po'. Dove è che Davide domenica sera? Allo Sporting si veniva presto, mezzanotte 10, andava giù al Kinky e finalmente non era per me. One is sun together, living up in a ma vogliamo parlare di come è cambiata la passera negli anni? Quando noi eravamo giovani la passera era una foresta pluviale. Oh, c'era anche al mare. C'era questi slip che facevano il gonfione davanti, perché c'era tanto di quel pelo che sembrava che fosse sotto ci fosse le mangrovie, no? Ti ricordi? Col pelo, questi baffi. Infatti la chiamavamo la baffiona, perché uscivano tutti i baffi di fianco. Ma che schifo! Poi, ma che gente è questa? No, ma te non ti ricordi? Ma no! Ma gli anni 60, 70. Ma gli anni 60 io talmente piccolo che non me la guardavo 70, neanche. Via! Facevo ancora i castelli di sabbia, 63. 73, 75 cominciai a guardarci la baffiona, dai. Sì, però già si curavano un po'. Ma insomma. Oh, quelli che conoscevo io, sì. Io mi ricordo delle foreste. C'era di quelle che avevano il pelo che cresceva qua lungo la pancia. Sì, sì, arrivava l'ombelico, perché c'era una specie di freccia che arrivava fino all'ombelico. Dopo hanno cominciato a rasare di qua, a rasare di là.
che non ha mica un, cioè, non capiscono l'utilità del pelo, perché il pelo è utile. Lascia stare. Lascia stare. Devo spiegarlo. No, si vede. Questa roba qui poi va in giro sui social. Dopo ti scrivono tutti, anche il Moige. Io sono venuto a Bologna, uno dei primi emigrati dell'entroterra. Siamo partiti da Lugo di Romagna e siamo arrivati a Bologna. Mi sembrava di essere arrivato a Rio de Janeiro, perché chiaramente gli amici, la scuola, quindi... Siamo a 9 anni gli amici, tutta roba dai. Nuova. Te ti ricordi dei tuoi amici di quando avevi 9 anni? Dai. Io sì, tuttora sono ancorati e mi ricordo benissimo i nomi. Per dire, mi ha mandato il libro della scuola elementare che frequentavo con la fotografia. Ed è venuto a trovarmi quest'estate Annalisa, che è una delle più carine della classe. E io mi ricordavo tutti i nomi. E lei mi ha chiesto: dove sono? Io dico: tu sei qui, Annalisa. Ma è incredibile. Qui c'è l'Anna, qui c'è la Susanna, qui c'è la Cinzia, Marcello, Ivano. Ma è incredibile, davvero, non mi ricordo niente. Lei è rimasto. Niente, nessuno. Ma qua non se ne frega niente nessuno di chi sei, dove sei stato, da dove vieni o dove andrai. Io personalmente non mi ricordo nessuno. Ma neanche quelli delle superiori, ma neanche i miei colleghi di lavoro. Lui dice, ma neanche sua moglie ogni tanto, bisogna che sua moglie si presenti. No, oh, salto moglie. Stasera lo sai dove stiamo andando? Sì, quello sì. Il futuro ce lo presenta, il passato. Il passato, che lui ci mette una pietra sopra. Ma sì. È per lasciare spazio nell'hard disk, cancella tutti i file che non servono. Tantissime volte mi squilla il telefono e ci viene fuori il nome, no? Sì. E io dico: vuoi pronto? Pistocchi, ciao, ascolta, ora parlare con la festa della salamina da sugo. Sì. Io ero quello con la maglia. Quando sarebbe? Ma te lo dico, volevi invitare a passare. E lo facciamo quest'anno lì a Trecigallo, il 21, ci sei? Il 21 di che mese? Ma come di che mese? Di questo mese? Hai sbagliato il numero, trac, metto giù al fatto.